contentissima di averti e di avervi qua oggi, è un onore e lascio la parola. Buonasera a tutti, io sono Barbara Bertolino, sono un'insegnante del liceo classico, un'amica e una collega, soprattutto un'amica di Manuela, e sono qui con lei perché mi ha invitata a dialogare per presentare questo libro, proprio perché ho avuto il piacere di leggerlo in anteprima. Chi è Manuela? Credo che lo sappiate quasi tutti, attualmente insegna al liceo classico da tanti anni, ma ha lavorato all'Università della Val d'Aosta e anche presso l'Università Libre di Bruxelles. Però, nonostante questo contesto internazionale, non ha mai dimenticato le sue radici valdostane e soprattutto ha sempre mantenuto la passione per la scrittura. La scrittura, quella che si fa memoria, si fa testimonianza, quindi non una scrittura inventata, ma una scrittura reale. Proprio da questa necessità di fare memoria è nata la sua opera precedente, L'età dell'oro, che era una raccolta di interviste a centenari valdostani, i quali raccontavano le loro vite che risultavano speciali proprio nella loro normalità. Con quale scopo? Con lo scopo di capire come diventare vecchi e come invecchiare bene, il segreto della longevità. Dalla lettura veniva fuori che il segreto della longevità forse è proprio accettare l'esistenza come un dono, l'esistenza con le sue piccole e grandi gioie, piccole e grandi sofferenze. Nessuna vita è tutta felice o tutta triste. Quindi è importante però prenderla, come lo diceva già Orazio, siamo due latinisti, tutto quello che arriva devi prenderlo come se fosse un guadagno. Noi stiamo prendendo come se fosse un guadagno questo caldo che si sta sciogliendo come due gelati, ma arriveremo in fondo sane e salve. Ecco, la testimonianza però diventa testimonianza soltanto se passa da una mano all'altra, come il testimone di una staffetta. Siamo in periodo di Olimpiadi, la staffetta c'è un'immagine familiare, no? E proprio da qui nasce l'idea di quest'opera, degli atti. Dialogo tra generazioni in Valle d'Aosta. Ecco Manuela, questo titolo è molto interessante. Intanto saluto tutti, con la maggior parte di voi ci conosciamo e sono anche emozionata di vedervi qui, finalmente a vedere il frutto di quello che abbiamo fatto insieme, perché nel pubblico ci sono molte persone che compaiono poi in questo libro. E che ringrazio per la disponibilità, perché non è scontato mettersi a nudo davanti a uno sconosciuto come potevo essere io, no? Questo titolo è arrivato alla fine di tutto il lavoro, come sempre, perché non riesco mai tanto a mettere i titoli, e però è vero che è un po' la sintesi di quello che io ho cercato di riprodurre attraverso il testo. Questo lavoro è nato da una idea durante il Covid, il tempo del primo lockdown soprattutto. È un momento molto difficile per noi, soprattutto a scuola, perché lavoriamo con molti ragazzi dell'età di quelli che sono presenti nel libro, quindi i ragazzi delle superiori, che abbiamo visto molto in difficoltà. Molto isolati, anche dopo un primo momento di euforia in casa, in cui finalmente non c'era più scuola, erano tutti contenti, è iniziata una fase in cui invece hanno sentito molto l'isolamento e si sono trovati un po' disorientati. E quindi mi è venuta in mente l'immagine di quando invece tanto tempo fa, e come mi raccontavano i miei genitori, ma i miei nonni, i miei bisnonni, che io ho avuto la fortuna di conoscere e di avere con me fino ai miei 18 anni, invece si faceva la veglia, cioè si stava tutti insieme a parlare mentre magari si cantava, si lavorava un po', si facevano piccoli lavoretti che di giorno, siccome si era usciti a fare i lavori in campagna, non si riusciva a fare. E mi è venuta proprio questa immagine di un tempo in cui c'era una grande condivisione in casa, contrapposta invece al nostro tempo in cui siamo tutti indaffarati ed è molto difficile trovare questi spazi. Spazi in cui si tramandano storie,
Io appunto per il mio lavoro sono molto appassionata di storie, certo anche storie inventate, ma trovo che nelle storie di vita ci siano sempre delle verità da cogliere, degli insegnamenti da far maturare. Alla fine, come diceva Pavese, la vita vera è più forte di quella inventata, no? Per cui mi sono detta, bisognerebbe cercare di spingere questi ragazzi a parlare con i propri nonni. E un po' anche sollecitata dalla maestra di uno dei miei figli, che ha fatto fare il compito a Jean-Louis, racconta chi era tuo nonno, vai a intervistarlo, scrivi, no? Allora per settimane abbiamo avuto reso conto di questo lavoro e abbiamo pensato di fare questa stessa cosa con persone che ho cercato avessero anche delle storie un po' interessanti da condividere. E molti che conosco, altre che mi sono state segnalate, e cercando appunto di ricreare quel clima della Vegliana. Quindi questo lavoro, questo titolo nasce proprio da questo desiderio di ricreare questa dimensione. Nella Veglia generalmente c'era l'aspetto del lavoro, ma anche della festa, si cantava, si ballava. C'è un pezzo nel libro dove soprattutto si racconta questa Veglia delle gemelle Jordan, che sono cresciute a Boss, e raccontano tutte queste antiche tradizioni, no? di stare assieme, ballando, cantando. E quindi anche un modo per ritrovare la gioia. Io spero, ma poi forse lo diranno alcuni dei presenti, è che queste testimonianze che hanno sentito dai loro nonni abbiano fatto un po' riscoprire questo mondo antico, piccolo ma anche molto prezioso, secondo me. Io non sono valdostana, sono piemontese, ma mia nonna mi raccontava le stesse cose. La sera, nella stalla d'inverno, nelle aie, nei cortili d'estate, ci si ritrovava e si raccontava. Questo racconto non era solo un racconto di fatti, era un racconto anche di è un passaggio di valori. Gli anziani quasi inconsapevolmente insegnavano ai giovani l'arte di vivere. E oggi questo è vero, si è perso. Poi si è perso ancora di più quest'anno, perché dopo il Covid ci hanno tolto proprio la possibilità del contatto umano, ma soprattutto del contatto con i fragili, con i nonni. I nonni che sono un po' i garanti di questo passaggio di testimone. Dunque, questo libro in questo contesto a cosa serve? Che senso acquisisce in questo momento così difficile per riposo che stiamo vivendo? Ecco, io sono partita con due interviste molto toccanti, di persone che hanno vissuto in maniera molto dura il Covid nella loro famiglia. Un po' perché mi interessava anche capire all'inizio di tutta questa pandemia chi ha vissuto da dentro, come ha vissuto questa situazione. E un po' perché queste persone ce l'hanno fatta, no? E quindi potevano essere testimoni di un passaggio molto doloroso, ma anche di una rinascita. Nel mio libro precedente, in cui ho intervistato appunto tanti centenari o comunque vicino ai 100 anni, quello che mi aveva molto colpito e anche interessato era proprio come dal dolore si può rinascere. E quindi sono partita con la storia di Claudio, che qua abbiamo la figlia e la nipote che ha collaborato con me a questa prima intervista. Claudio è stato il primo ricoverato in terapia intensiva per mesi, è stato proprio sulla soglia tra la vita e la morte. Inaspettatamente, perché diciamo che loro erano praticamente quasi un po' rassegnati, invece è riuscito a riprendersi e a casa con grande gioia di tutti. Sentire riraccontare tutta la vita di Claudio, per esempio, dopo il Covid, sicuramente è stato diverso che se gliel'avessi chiesto prima del Covid. Penso che questo lo possiamo dire tranquillamente, no? Cioè, secondo me questa esperienza è stata uno specchio che ha cambiato il nostro modo di vedere le cose, i valori, ci ha fatto riscoprire cose che prima magari davamo per scontato, ha riposizionato
le cose giuste al posto giusto, se possiamo dire così. La seconda intervista è stata la signora Martini, non è presente perché ha 104 anni, è tuttora bella arzilla, e l'intervista appunto il pezzo si chiama Casa Martini perché tutta la casa di tuo cuore, tutta la famiglia allargata, fratelli, sorelle, nipoti, e hanno avuto anche una persona che appunto è mancata, mentre lei si è ripresa totalmente. Anche lei, rileggere 103 anni di vita dopo un'esperienza simile, ecco, lei per esempio è molto ridimensionato, perché lei è una donna che ha vissuto la guerra, ha vissuto tanti passaggi molto difficili, e ha detto: cosa vuoi che sia il Covid? Una pioggia sull'impermeabile, scivola via. No. E anche questo mi ha molto colpito, cioè modi diversi di vedere uno stesso tempo tragico. Quindi alla fine questo libro è sì un libro di memorie, ma se vogliamo è anche un libro per riflettere come si può superare un tempo difficile. Infatti ogni intervista ha poi una parte finale in cui io chiedo di dire come si è passato il tempo della pandemia, quali paure, quali vicissitudini. E in questa parte ultima di ciascun pezzo, secondo me ci sono degli spunti interessanti. Sì, riscoprire il valore della vita e il valore anche dell'esperienza, ma imparare anche a relativizzarle, perché poi alla fine a noi questa cosa sembra una tragedia, non abbiamo vissuto delle tragedie forse peggiori. Dunque, nella prima parte c'è un nonno reale, ma anche dei nonni virtuali, ci sono anche dei mentori, penso a Suor Maria Rosa, quindi non ci sono solo i nonni reali, ecco. Il nonno racconta la sua storia eccezionale nella normalità, questo è quello che ha colpito me. La normalità di vivere anche esperienze dolorose, faticose. Ecco, nella seconda parte, e questo il nonno lo fa secondo me in maniera molto bella sotto forma di lettera, no? Perché deve del messaggio al nipote, no? Nella seconda parte, di ogni racconto, di ogni capitolo è destinata invece ai nipoti. Ecco, in che senso ha l'intervento dei nipoti e come li hai collegati a quelli dei loro nonni? Raccontaci. Allora, il libro sostanzialmente, siccome è stato fatto in tempo di primo lockdown, poi secondo lockdown, era difficile da fare, cioè non potevo fare come il primo in cui ero andata in ogni singola casa subito a intervistare, stando insieme tante ore. Per cui mi è venuta l'idea di parlare in primis con i nipoti, chiedere loro di farsi raccontare la vita dal nonno e sostanzialmente prendere appunti, diciamo così. E ho voluto poi, nel rimaneggiamento di questi appunti, mantenere quella forma, no? Caro nipote mio, ti racconto la mia vita. Perché in un secondo momento, poi, quando finalmente la zona rossa è stata poi chiusa e abbiamo potuto uscire, mi sono poi recata nelle case di queste persone a approfondire alcuni passaggi o a chiedere, no, di spiegare alcune cose che in questi appunti non erano tanto emersi. E per cui tutta la prima parte è questo racconto al nipote, che poi diventa caro Sofì, caro, no? Trascritto e un po' rielaborato da parte mia, cercando di mantenere sempre comunque la parola così come uscita dall'anziano, no? Cioè senza una rielaborazione letteraria. Nella seconda parte invece ho chiesto proprio a questi ragazzi, a questi nipoti, di dirmi chi è mio nonno per me, cosa mi ha trasmesso, che cosa vedo in lui, cosa vorrei essere di lui. È stato bello perché alcuni mi hanno detto che proprio grazie a questo lavoro che hanno capito tante cose che prima magari non avevano colto, no? Oppure non sapevano. Per esempio la signora di 103 anni ha raccontato tante cose che il nipote, che peraltro ha la mia età, naturalmente, non conosceva, no? Quindi facendo questo stesso lavoro si sono anche scoperte delle cose. E poi appunto c'è un appendice in cui chiedo come insieme hanno vissuto il tempo della pandemia. Alcuni di loro erano lontani proprio dalla Valle d'Aosta, e quindi si è usata anche molto la tecnologia. Anche io con questi ragazzi abbiamo usato Meet, WhatsApp, telefono. In questo è stato molto più facile che il primo, perché il primo libro con i centenari
ho dovuto proprio recarmi nelle case più volte e rifare. Invece con loro c'è stato questo vantaggio, ho visto proprio il vantaggio grande di avere questi mezzi di comunicazione che hanno cambiato la comunicazione, ma che in questo caso sono stati molto utili. Positivo, perché vedo in sala alcuni nipoti, per esempio Melissa era proprio lontana, quindi senza la videochiamata sarebbe stato impossibile. Poi vedo Sofì, ecco, Sofì Linti e poi vedo Sofì Mathieu. Allora, queste tre nipoti ci vogliono raccontare come hanno vissuto questo dover riflettere sui loro nonni. Allora, io ho detto Sofì Mathieu che non doveva venire qua, che adesso si prende tutta la scena, perché lei è la campionessa del mondo di sci in questo momento, quindi la ringrazio anche di esserci perché ha preso da mille impegni. E forse può iniziare Sofì a dire due cose. E la loro intervista è stata un'intervista particolare perché ha una nonna a sua volta che all'epoca fu campionessa e quindi mi interessava molto far vedere questa trasmissione nello sport, no? Infatti il pezzo è intitolato Azzurre sulla neve perché di nonna in figlia, poi che anche le figlie, no? Sono state sciatrici, campionesse e adesso abbiamo la Sofì. Non so se vuoi dire magari cosa ti è piaciuto di questo lavoro. Tanto ormai sei abituata ai microfoni. Più delle altre sicuro. Vieni. Possiamo fare anche un applauso. Sì, mi ricordo che alla fine del lockdown mi sono trovata appunto con mia nonna, ho dovuto compilare questa scheda ed è stata anche una possibilità per parlare con lei, per farmi spiegare molte cose che magari non sapevo ed è stato molto interessante. Perché tu nel lockdown non potevi parlare perché naturalmente era a fare gli allenamenti. Sì, poi io avevo anche paura comunque a relazionarmi con loro. Però di fuori, no? Sì. No, io ero a casa da loro, sì, quindi sì. Melissa invece era molto lontana, hai voglia di venire anche tu, un applauso anche a Melissa. La nipote di una donna fortissima, di una donna che ha avuto un'esperienza che ha rispettato le donne, il valore del lavoro, la realizzazione nella famiglia e fuori dalla famiglia. Assolutamente. Io sono Melissa, mia nonna e collega adesso anche di Aligo e per me questa è stata una grande opportunità, è stato un progetto che si è insomma inserito in una svolta per la mia vita. E infatti ho iniziato questo progetto quando ero ancora qui in Valle d'Aosta e invece l'ho finito quando all'inizio del mio anno all'estero in Lettonia, a Riga. E appunto ho finito questo progetto durante il mio anno all'estero a Riga in Lettonia. Ed è stata un'esperienza fantastica, devo anche ringraziare lei, no? Grazie. All'inizio non sapevo bene come partire, eravamo un po' titubanti, poi dove siamo messi lì, 2-3 ore, ascoltare mia nonna, prendere appunti, ho scoperto cose di lei, della mia famiglia che mai avrei immaginato. Ed è stato anche quello che comunque mi ha fatto un po' prendere, raccogliere le mie forze per partire per questa avventura lontano da qui. Ero molto indecisa. E ho detto, cavolo, ha fatto mia nonna queste cose fantastiche, perché non potrei farcela io? E anche finire queste, insomma, riscrivere gli appunti presi qua in Lettonia è stato fantastico, perché mi sono sentita un po' più vicino a qui, ripercorrendo i passi di mia nonna e pensando alla famiglia, quindi è stata una bella avventura, grazie. Una nonna come un modello da seguire? Assolutamente, non potevo chiedere di meglio. Bella. Allora, adesso abbiamo Sofì Linti, la nipote di Casimiro. Bello avervi qua, ragazze. Grazie. Un applauso anche a voi. Per me di
di sentire, ascoltare quello che è sempre stata un bellissimo rapporto che ho avuto con i miei nonni, con mio nonno, e di metterlo per iscritto, tra l'altro, perché è un modo per ricordarlo. E niente, tra l'altro mi ha emozionato vedere anche la foto che abbiamo fatto insieme, che non avevo ancora visto, quindi è stato carino anche quello. E niente, abbiamo fatto questa intervista, è stato un modo, come dicevi tu tra l'altro, una spinta per ascoltare la sua storia, che è sempre stato in modo più frammentato, e invece così è più lineare, è stato interessante. E quindi per ringraziare. Grazie a te, mi sentite? Grazie a te perché ci hai dato anche l'opportunità di passare all'altro aspetto molto bello secondo me del libro, che sono proprio le foto di Sara Pizzocrea, che è con noi, non vuole mai venire a Sara, però le sue foto sono veramente bellissime. La mia impressione è stata che non riprendessero semplicemente un'immagine, un istante, un'espressione, ma che ci trasmettessero lo spirito delle persone. Avremmo voluto farvele vedere, però le condizioni di sole eccetera ce l'ha impedito, ma lo vedrete leggendo il libro. Ecco, come è andata? Non era giù a raccontare qualcosa di questa collaborazione, di come la storia diventa foto e la foto diventa storia? Sì, allora diciamo che il progetto è stato simile anche al primo libro, perché anche nel primo libro io e Sara abbiamo fatto insieme. Peraltro siamo anche cognate e quindi una cosa un po' in famiglia da questo punto di vista. E lo spirito che ha animato lei e me sostanzialmente è il medesimo, cioè cercare di cogliere un po' l'essenza delle persone, per cui abbiamo evitato tendenzialmente foto in posa, e per cercare proprio di prendere magari in un momento particolare uno sguardo, un dettaglio, e questa luce che hanno queste persone, ed è quello che ho un po' cercato di fare anch'io. Questa volta ho voluto mettere all'inizio di ogni storia una piccola mia introduzione che riassumesse tutto il pezzo, un po' che facesse venire voglia anche di leggere, no? E però diciamo che quello che trovate nella foto dovrebbe essere sintetizzato a parole poi nel pezzo introduttivo. Quindi c'è una sorta di cosa lì, cioè tra la foto e sì. E diciamo che la foto che ha fatto Sara sono foto a entrambi, no? Nonni e nipoti, e cercando di cogliere anche ciò che lega e il testo di sintetizzarlo. Poi insieme, come l'altra volta, abbiamo chiesto a tutti di darci qualche foto di loro giovani oppure di quando i bambini erano piccoli, quindi a seconda del caso, no? Troveremo diverse tipologie. E l'unica un po' eccezione, forse c'è il film in sala, adesso non vedo più, il pezzo su Minellono, il quale è stato un partigiano molto importante nella nostra storia della Resistenza, noto col nome di Fulmine, che non aveva mai concesso a nessuno interviste, non aveva mai raccontato o permesso di trascrivere questa storia. E gentilmente mi si è concesso, anche attraverso e grazie appunto al nipote che ha fatto da mediazione, però non ha tanto lasciato far foto, quindi abbiamo cercato di... Vedrete che è l'unico che non ha proprio la foto con il nipote come gli altri. Però siamo poi alla fine, tra l'altro il pezzo è molto... Secondo me è un pezzo anche importante, perché è appunto un pezzo di storia valdostana che non si conosceva. C'è anche una foto molto importante perché... praticamente lui è stato fotografato immortalato mentre fuggivano da Cogne, passando poi in Francia attraverso la Val d'Isère. C'era un fotografo americano che aspettava con i macchis francesi e l'hanno immortalato in questi valdostani che arrivavano. Qui c'è questa foto che gira anche nei libri di storia, e sostanzialmente io ho dato una storia alla foto, per cui sicuramente anche un pezzo che potrà servire, ecco, per la storia. È stato l'altro ieri, quindi anche le foto in qualche modo, le foto di oggi, le foto del passato servono proprio per recuperare questa idea del futuro, della radice, sì, no? Sì, infatti adesso vedo anche
le ragazze che sono scese da IAS per questa nostra presentazione con la nonna, che ringrazio perché IAS non è proprio vicinissimo. E loro, per esempio, le foto vecchie con il sabò della nonna a scuola, e foto molto tipiche anche della vallata, ecco, alcune di queste foto hanno anche quel senso, no? Di recuperare un pezzo di storia, di geografia della valle, perché le persone sono state scelte, un po' mi sono venute incontro, un po' le ho scelte anche in base alle vallate, cercando di mettere le vallate che non avevo messo nel primo libro, quindi mettendo insieme questi due libri c'è quasi tutta la Valle d'Aosta. E loro appunto sono andata un po' a cercare sostanzialmente e cercando di riprodurre anche la tipicità di un luogo, no? Così come anche l'intervista a Grassonei, l'intervista a Cogne, che ha dato poi la copertina al libro, questo signore famoso, abbastanza famoso, soprattutto a Cogne, che è il signor Gerard, che è colui che fa i tamburi del Tintamaro, che racconta una storia molto, molto bella, fatta di tanta festa ma anche tante lacrime. E, insomma, in queste vallate troviamo diverse sfaccettature anche della Valle d'Aosta, quindi un libro sulla memoria ma anche un po' tanto sulla Valle d'Aosta. Altre storie mi sono venute incontro, tipo quando ero a casa di Rosette e Sofì, e c'era anche la Siva del Fondo che si allenava lì, e ho detto ma non puoi far solo la discesa, adesso vieni a prenderti anche uno del Fondo. E così c'è la storia di Penzo, il cui nipote è un fondista, e anche lì abbiamo recuperato un pezzo di storia dello Charaban, perché Benzo ha fatto per tanti anni il drama mublo, cioè aiuto dietro le quinte allo Charaban. Quindi appunto i protagonisti di questi dialoghi in qualche modo sono anche degli esempi, sono degli esempi esistenziali, si può dire? Sì, diciamo che un po' è stato casuale questa scelta, un po' mi sono venuto incontro, un po' persone a me molto conosciute, alcuni sono anche i miei parenti, che avevano così dei pezzi di storia belli da raccontare, e altri li ho proprio un po' cercati, tipo Cogne, mi piaceva fare anche un pezzo su Cogne, su quel senso di festa quasi tribale, no? Che c'è a Cogne, e mi interessava anche dal punto di vista antropologico capire, e in effetti andando su ho capito. E ho cercato, spero di esserci riuscita, di restituire un po' questo senso. Pensate che se un turista legge questo libro trova anche delle particolarità della valle che magari non conosceva. Ecco che entra il signor Minellono con noi, ne aveva appena parlato, mi dispiace che non c'eravate. Grazie per essere venuti. Prego. Buonasera. Ciao. Benvenuti. Ecco, siediti qua, papà. Qua. Sotto o sotto? Dai, bravo. Dicevo che lei è uno dei pochi che non voleva farsi fotografare, ma poi Sara è riuscita a prendere una foto, anche se... ma vedrà che è venuta molto bene, perché le foto sono veramente molto belle. Forza doveva venire bene. Per forza era lei, poi. Non poteva che venire benissimo. Grazie. E dunque, concludendo, meno, la mia impressione è stata brutta. Noi siamo quello che siamo, viviamo in un mondo tecnologico, però c'è un passato, no? Una tradizione ininterrotta. E dobbiamo recuperarle queste radici, non le dobbiamo perdere. All'inizio del libro Manuela ha messo un verso di Montale che secondo me è bellissimo, un po' difficile, ma adesso faccio la prova. E non funziona, così. Si sente? Ok. Dicevo che adesso mi metto a fare la prova, ecco, adesso su questo verso bellissimo di Montale, tutto comincia quando tutto pare incarbonirsi, no? Poi si chiama l'anguilla, questo importa poco. Cosa significa? Noi siamo il frutto di quello che c'è stato prima. Come il carbone, no? Prima è legna, poi deve rimanere anni a sedimentare sottoterra, per poi prendere nuovamente e diventare combustibile, adesso il carbone va eliminato, però l'idea rimane, anche l'esperienza dei nostri antenati, dei nostri nonni, rimane dentro di noi e ci fa diventare quello che siamo. Dunque, a me ha fatto venire voglia di ripensare ai miei nonni, che purtroppo non ho più, ma esorto tutti voi a parlare con i vostri nonni, a parlare con loro, ad ascoltarli, perché ci possono trasmettere tantissimo.
non dobbiamo sprecare l'occasione, dobbiamo fare un po' come, come dice anche Battiato, anche questa è una frase che c'è nel libro, molto bella, lui ahimè è appena mancato, però ci ha lasciato dei souvenir bellissimi di vita, e ti vengo a cercare con la scusa di doverti parlare, perché mi piace ciò che dici, perché in te vedo le mie radici, proprio questo che i nostri nomi sono, le nostre radici, non le dobbiamo perdere. E in questo libro le ritroviamo, le nostre e quelle della Valle d'Aosta, per tante tradizioni, tanti personaggi, quindi io vi esorto a leggerlo, vi ringraziamo per essere venuti, non ci siamo sciolte per tutto, siamo ancora in capo. E niente, se qualcuno avesse delle domande, se volete chiedersi qualcosa, se no buona lettura. Io devo anche fare dei ringraziamenti, a parte a tutti voi che avete collaborato e questi ragazzi che mi hanno dato il senso di essere veramente persone anche profonde nonostante l'età. E diciamo sempre giovani, tante cose, invece non è così, dipende, se hanno magari qualche cosa da tirare fuori, vengono fuori delle cose molto belle. E anche devo ringraziare che è arrivata la mia traduttrice ufficiale dal patois, che è Nicole, che è la maestra di mio figlio, che ha fatto fare il lavoro sui nonni, è andato anche lo spunto, perché scrivere il patois non era proprio il mio pane quotidiano, e quindi ha collaborato lei per la revisione, perché alcune parole, alcune frasi le ho volute lasciare così come sono state dette, perché erano molto significative e premianti. Poi abbiamo messo anche la traduzione, però per questa parte, ecco, devo ringraziare lei, Barbara, che oltre a essere qua a presentare mi ha fatto anche la revisione di bozze con Mariosa, e tutte le persone che, la mia famiglia, che mi ha dato la possibilità di praticamente avere del tempo per fare un lavoro così, che non è sempre appunto stato facile viste le condizioni. E quindi grazie a tutti, anche un applauso a Sara, se si vuole alzare, Sara, che non ti vede, no? Se avete delle domande, delle curiosità, ci sono anche molte persone in sala che, di cui non abbiamo raccontato, la signora Rezan è venuta, grazie, San Marcel, poi il signor Janet, in fondo, se qualcuno vuole rompere il ghiaccio. Adesso, ecco, dopo 5 anni di interviste, mi fermo un attimo, perché non è stato scontato, diciamo, per questo lavoro anche con la famiglia, è stato bello, però un attimo di pausa bisogna prendere. Sei bravo, sei il signor Janena a raccontarci qualcosa. Anche chi parla per primo rischia di essere un po' un protagonista sbagliato. No, vado tranquillo, ho già parlato quando lei non c'era. Buonasera a tutti intanto. Anche l'amico Fiuta che vedo là e qualcun altro. Beh, io posso dire che questa esperienza è stata tanto imprevista, direi quasi improvvisata. Mi sono trovato così a capofitto attraverso il nipote che aveva parlato qui con la grande protagonista e realizzatrice di quest'opera, di questo lavoro. E quindi a un certo punto, su false righe già fatte e predisposte, c'è stata la verifica, credo che sia andata, se veramente i nipoti avessero totale buona memoria o se fossero carenti di memoria, perché evidentemente anche a... o di poche parole, ecco, chi parla tanto non dice niente, chi dice poco o dice tanto con poco. E quindi giustamente l'autrice doveva fare questa verifica e io l'ho ospitato volentieri per un paio di ore insieme alla fotografia e tutto il resto, per fare un po' una verifica e magari implementare tutto. Io ho parlato a braccio perché non ho mai avuto timore di parlare e quindi, se qualche stato detto poi avrà avuto un esito positivo o negativo, starà a chi legge, sia noi o chi legge, cioè, qualche curiosità, qualche piccolo contributo, anche questo da dotare all'altro nella vita. Perché come nonni facevo riferimento
chi è viceversa ha visto anche la vera guerra, ha visto tutto il periodo partigiano, quindi quelli sono le vere persone da, da ricordare per noi in Valle. Ma anche le altre persone, evidentemente, della guerra hanno qualche piccolo ricordo. Io ho 6-7 anni quando ho finito questa della guerra e quindi qualcosa mi è rimasto, però forse quelli che erano dall'altra fascia ancora potevano dire che erano uscito in pieno. Allora dovremmo andare noi, nonni, ma i bisnonni, se ci sono ancora in vita. Questo è un po' il nesso finale. Per cui io ti piaccio, fortunato dico qualcos'altro e comunque i complimenti credo sicuri vadano alla autrice. Resta che augurarvi buona lettura e come diceva qui, questi nonni hanno dato il contributo, ma dai nonni poi si può riferire ai bisnonni, insomma questo è il filo della memoria. Buona lettura a tutti, grazie per essere stati con noi. Grazie.